dell'ordine che viene inviata a tutte le comunioni estere. Noi, i massoni esuli, proscritti, noi che conserviamo accesa la fiamma che ci fu affidata, noi che la persecuzione fascista obbliga a cercare in una terra diversa dalla nostra asilo per i nostri tempi, per i nostri vessilli, per i nostri archivi, per i nostri lavori rituali, noi attendiamo con ansia il giorno in cui potremo rientrare nella nostra terra finalmente liberata. Allora noi ci riuniremo secondo il rito attorno alla sua tomba e dopo averla ricoperta di ramoscelli di acacia, noi chiameremo per nome il nostro Gran Maestro e sicuramente all'ultima chiamata tutti i massoni risponderanno per lui presente. Parente con vostro omaggio a tutti i giovani e a tutti loro.